Confindustria di Bari e Bat si sta attivando per creare nuove opportunità di business per le imprese locali che vogliono investire nel mercato degli Stati Uniti d'America, in collaborazione con la Regione Puglia e l'American Chamber of Commerce in Italy. È quanto è emerso nel corso del convegno che si è tenuto a Bari su iniziativa della Camera di Commercio americana in Italia e del Consolato Generale degli Stati Uniti, al quale ha partecipato anche la nuova Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Colombia Barrosse. Già nel 2011 il presidente degli USA, Obama, ha avviato il progetto Select USA per sollecitare le imprese straniere ad investimenti nel mercato americano. Nel 2012 il commercio tra Italia e Stati Uniti ammontava a 53 miliardi di euro e 37 miliardi di questi consistevano in esportazioni dall'Italia all'America, una crescita del 17% rispetto al 2011. L'America è il terzo mercato per le esportazioni italiane. Per entrare nel mercato statunitense probabilmente bisogna che le piccole e medie imprese, diciamo in particolare meridionali e pugliesi, si mettano in contatto con le piccole e medie imprese americane e magari attraverso delle joint venture o delle compartecipazioni dirette poter entrare in quel mercato. Il mercato degli Stati Uniti non è soltanto un mercato di sbocco diretto, ma può essere anche un mercato indiretto, nel senso che l'economia americana è l'economia più globalizzata, quindi la presenza internazionale degli Stati Uniti d'America è molto forte. Quindi per le aziende pugliesi raggiungere gli Stati Uniti può anche voler dire raggiungere una piattaforma da cui poi andare in altre parti del mondo. Il mercato americano vanta più di 310 milioni di consumatori e questo rappresenta una fortuna per chi vuole investire in particolare nel settore manifatturiero, di servizi informatici e software, dell'energia, dell'aerospaziale e automobilistico. Vogliamo dar voce alle imprese del Sud Italia, ha detto la console Colombia Barrosse, che troveranno sul mercato americano redditi medi alti, istituzioni stabili e burocrazia contenuta, un mercato del lavoro flessibile, un sistema legale efficiente, industrie altamente specializzate e forza lavoro ben istruita. La Regione Puglia, ha concluso il rappresentante locale dell'American Chamber, Antonio Turino, ha già strumenti che agevolano le reti di imprese per investimenti all'estero, finanziando i progetti di sviluppo fino all'80%, ed il mercato americano può essere un'area di sviluppo molto vantaggiosa per le imprese pugliesi. Il nostro lavoro qui sul territorio sarà quello proprio di aggregare e di rendere, come dire, interessanti ed appetibili le aziende locali, che molto spesso soffrono di, tecnicamente lo definiscono, nanismo, cioè sono troppo piccole per, come dire, approdare a mercati così importanti e naturalmente che hanno aspettative molto alte.